qualcosa, cioè comunque sei una psicologa, gestisci appunto questa pagina fantastica dove ho trovato veramente delle cose interessantissime e veramente un sacco di spunti di riflessione. Se ti va di aggiungere qualcosa anche su quello che fai, Sì, su di te. volentieri. Sì, no, la pagina è nata su un'ondata di rabbia che per una volta è stata costruttiva, nel senso che io già ero ovviamente poliamorosa e ero frustrata per il fatto che non trovavo, cioè avevo bisogno di avere un senso di appartenenza comunitario, ma non trovavo neanche dei contenuti, soprattutto diffusi da qualcuno del mio mestiere. Cioè qualcuno che comunque aveva dedicato la vita a studiare alcuni argomenti. E niente, quindi è successo qualche mese fa, ad ottobre, che su Frida è uscito un video sul poliamore, avevano intervistato una ragazza, si chiama Erika, che poi io ho conosciuto anche dal vivo, e niente, praticamente c'è stata una shitstorm di commenti, alcuni molto aggressivi, altri meno, ma comunque molto molto antipoliamorosi. E io ho passato penso 2 o 3 giorni a rispondere ad ogni singolo commento sotto quel cazzo di video, arrabbiatissima, e poi ho detto basta, adesso devo fare qualcosa. Cioè, risposta a questi commenti cosa ho risolto? Niente. Mi sono sentita che volevo fare qualcosa di più e volevo riuscire a vedere se esistevano altre persone che volevano usare la frustrazione di essere parte di una minoranza per fare una cosa più costruttiva. Dico, esistono per esempio per la minoranza, le minoranze, anche se magari non sono così minoranze come pensiamo, del mondo LGBTQ+, e ho detto, possibile che non ci sia una cosa del genere anche nel poliamore? E il problema della comunità poliamorosa, che è molto frammentata, molto divisa in Italia, non abbiamo, secondo me, al momento ancora veramente delle associazioni che si prendono cura di questo tema, eccetera. Quindi, dal momento che ci siamo poi lanciati sui social, io ho conosciuto anche altre persone che fanno divulgazione sul tema e stiamo creando una bella rete. E speriamo che la cosa possa evolvere. Per esempio, cito Policarenze, che lo gestisce Carre, e Anarchia Relazionale, che la gestisce Hermes, e sono delle persone molto valide che fanno divulgazione, poi ce ne sono tante altre. Però abbiamo fatto amicizia, abbiamo iniziato a pensare a dei progetti assieme. E poi, vabbè, praticamente io ho un collega che si chiama Stefano, che anche lui è comunque attivista LGBT, Stefano, esatto, e yeah, Stefano è stato quello che ho fatto conoscere per Carre. perversa, ci ha unito. Esatto, siamo entrate, come si dice, ci siamo trovate in una diretta di Stefano che parlava del minority stress, delle persone appunto LGBTQ+, piuttosto che altre minoranze, e lì da lì è stata tutta partita in Vero. connessione. E nulla, Scusami, volevo questo solo per approfittare. la mia parte. Grazie per aver aggiunto infatti questa cosa. Volevo salutare, approfitto per salutare Emanuela Macario che ho visto entrare, anche Natascia Maesi. Ciao Sempre. ragazzi, io mi stavo pettinando. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, grazie di essere qui anche a No, voi. grazie a voi per l'iniziativa. Guarda, io penso che la grandissima opportunità che abbiamo oggi è riuscire a dare un focus anche da un punto di vista proprio professionale. Di quello che può essere, di come agire anche il poliamore. Quindi non è soltanto una chiacchierata su i massimi sistemi astratti, ma si connota anche con dati e documenti. Quindi grazie per il grandissimo lavoro che hai fatto. Sì, Ah, ma esatto. grazie. Ripeto, per chi è entrato, Dania è una psicologa, quindi insomma ci darà anche questo punto di vista più professionale. Tra l'altro, se ci fosse qualcuno che adesso è connesso, che è parte della chat Policolino di Telegram, per favore condividete il link lì dentro, perché se sono qui non posso mandare il link e mi sono dimenticata di mettercelo, e mi è appena arrivato un messaggio che lo stanno chiedendo. Quindi se qualcuno di voi, tipo Antonio, che dovrebbe essere collegato, è dentro la chat di Policolino, vi prego di condividerla, perché altrimenti non so come, cioè non posso uscire e entrare in continuazione. E niente, detto questo, se volete possiamo cominciare. Ovviamente io le slide che ho preparato le avevo fatte per un'altra. Cioè, le avevo fatte perché ho notato che c'era tanto confusione sull'argomento. Io do per scontato che alcune cose siano veramente ormai trite e ritrite, ma ogni volta che interagisco con qualcuno che non è poliamoroso mi rendo conto che non è così. E quindi ho cercato di fare delle slide proprio
a prova di boomer, potremmo dire, che potessero essere molto chiare e molto esaustive. E niente, quindi se volete, e tra l'altro le slide iniziano dalla parola poligamia, perché un sacco di gente confonde il tema della poligamia col tema del poliamore, quindi le slide iniziano da lì proprio per fare vedere e capire un attimo perché non ha molto senso confondere queste due terminologie, cioè hanno una connessione, ovviamente una correlazione, ma è molto bene aver chiara invece qual è la distinzione. Quindi Shamar, se vuoi condividere la prima. Dovresti già condivisa. Dovrei vederla, eh? Sì, sì. Io non vedo niente, aspettate, cosa devo fare per vederla? Probabilmente devi andare sulla lista delle persone dove si trovare la slide. La lista delle persone? Sì, delle webcam. Ah, ok, eccola qua, perfetto. Ok, ora la vedo. Esatto, allora vabbè, si partiva appunto dal concetto di poligamia, no? Che vuol dire appunto molte nozze, no? Cioè tradotto dal greco, no? E quindi si intende un'unione giuridica tra più persone legalizzata da un matrimonio. Piccolo problemino è che in realtà nella cultura umana poche volte abbiamo visto un'effettiva poligamia paritaria. La maggior parte delle persone, quando pensa alla poligamia, in realtà si sbaglia, e quello che intende è la poliginia, ovvero un uomo sposato con più donne, cosa che tra l'altro è legale solo in alcuni paesi. Nella maggior parte dei paesi del mondo è illegale, e si va anche nel penale se si sposa più di una persona. La poliandria è molto più rara e di solito prevede delle cerimonie matrimoniali non tanto legalizzate quanto rituali, specialmente in alcune tribù di alcuni paesi del mondo. E quindi, insomma, intanto cominciamo a fare questa distinzione, no? Cioè il fatto che la gente, quando si parla di poligamia, fa un calderone e ci butta dentro la qualunque, ma qua parliamo proprio di un'unione che sia riconosciuta agli occhi dello Stato, mentre il poliamore, come vedremo, non è esattamente la stessa cosa. Puoi andare avanti? Non so se... Avvisami quando hai cambiato, perché non vedo se... Sì, aspetta, Non è così facile la tecnologia. Però non me la fa vedere. Ah, perché devo andare avanti così. Scusa, ho capito. Ok. Ok, allora praticamente cosa succede? Da una brevissima ricerca su Wikipedia, cioè veramente anche qua a prova di boomer, è emerso, ovviamente Wikipedia ha anche le sue fonti, quindi sono andato poi a controllare le fonti, c'è più chiaro. È emerso che in biologia, nelle scienze, diciamo, Dania, scusami un attimo, dovresti parlare leggermente più piano, perché si crea un eco e non si sente bene l'audio. Dovresti andare leggermente più lentamente. Più lentamente, d'accordo. Grazie. Okay. Prego. Allora, dicevo che in biologia e nelle scienze naturali in generale, come ad esempio l'ecologia, quella che studia il comportamento degli animali, e vabbè, a volte anche per quello che riguarda l'antropologia, la questione è che si parla di poligamia quando prendi un animale che ha più partner, ok? Quindi si fa una sorta di generalizzazione al riguardo. Mentre nel caso dei rapporti tra persone, tra esseri umani, ok, le persone della specie umana, non parliamo di poligamia soltanto perché qualcuno ha più partner, ed è qui che avviene la distinzione, no? Cioè parliamo invece di poliamore, nel senso che abbiamo più rapporti relazionali che però non sono necessariamente istituzionalizzati, non necessariamente riconosciuti. Questo ovviamente genera anche dei problemi, a parte la confusione generale delle persone, ma genera dei problemi perché non essendo riconosciuti, noi abbiamo dei diritti come persone giuridiche, come tutti, ma non abbiamo diritti come coppie, come triadi, come insomma gruppi di persone che si relazionano insieme, no? E hanno bisogno anche di costruire una vita su questo tipo di relazioni insieme. E quindi fondamentalmente cosa succede? Che intanto confondere la poligamia con il poliamore, quindi come vi dicevo prima, è una questione, andiamo a toccare la questione giuridica, e
oltretutto, cioè, andiamo a non concentrarci su quello che è il tema principale di quando si parla di poliamore, ovvero delle relazioni, al di là del riconoscimento giuridico che possono avere o no, ok? Quindi al di là del fatto che siano ufficializzate dallo Stato o no. Ok, possiamo andare avanti? Oh yes. Ci proviamo, perché adesso iniziano a esserci anche delle immagini. Aspetta, sì. Vabbè, come prima esperienza poi dobbiamo migliorare la presentazione. Sì, perdonate questa cosa. Eccola qua. Ok, allora qui questa è un'immagine che vi fa vedere, per darvi un'idea, nel mondo quello che vedete in nero sono i paesi dove la poligamia è illegale e fondamentalmente finite anche in prigione se sposate più di una persona. Addirittura penso che in alcuni paesi ci sia anche, non so se c'è anche la pena di morte, ma lì molto piccolo c'è scritto, comunque illegale e criminalizzata. Poi ci sono invece alcuni dove la poligamia è illegale, ma la pratica non è criminalizzata, e alcuni che hanno la poligamia legale, però sempre con una sfumatura riguardo alla questione religiosa, per esempio alcuni paesi che hanno la religione islamica, ok? Questo, io ho fatto questa ricerca perché ero curiosa di vedere, per esempio, in questi paesi delle persone poliamorose rischierebbero delle conseguenze a livello penale se dovessero esplicitamente esporsi, ok? Fa eccezione attualmente il Canada, che ha esplicitamente da qualche anno decriminalizzato il poliamore, perché essendo che prevede solo una convivenza e non un matrimonio, ne permette la pratica, ok? E quindi questa mappa non è aggiornata, però, cioè, oddio, è aggiornata, ma c'è questa sfumatura che non ci si può sposare in Canada, ma se si è poliamorosi, cioè, si può lo stesso praticare il poliamore, quindi vivere insieme, e anzi poi vedremo anche fare altre cose. Vai pure avanti. Ok, torno allora su il video, perché alcune sono scaricate come immagini, altre invece come sì. Video. Ahimè, sì. Ok, allora, quindi, come vi dicevo, no, il senso comune confonde la poligamia col poliamore per la radice comune poli, e perché spesso le due parole vengono usate come sinonimo da chi non conosce il reale significato. In realtà il poliamore non c'entra nulla col matrimonio. Ecco, tra l'altro, a maggior ragione, apro una piccola parentesi, essendo che cioè, il concetto, la parola poliamore è stata coniata nel 1990, ok? E tutti quelli che sono i principi base del poliamore che vedremo tra poco si rifanno a un qualcosa che si discosta moltissimo dalla istituzione matrimoniale, che è nata come contratto principalmente di acquisto della donna per assicurarsi una discendenza. Quindi noi non dobbiamo dimenticare che anche se per noi oggi il matrimonio ha un significato diverso, e per qualcuno ovviamente avrà anche un significato molto profondo a livello spirituale, le radici del matrimonio sono radici di tutt'altro, cioè sono delle radici che prevedevano un contratto d'acquisto fondamentalmente, sono radici economiche, ok? E questo è da tenere presente, perché il poliamore, cioè le persone poliamorose non tutte desiderano sposarsi, magari alcune lo vorrebbero solo per vedersi riconosciute come coppia o relazione, ma non è che credono, almeno in teoria, non dovrebbero credere nei valori del matrimonio così come tradizionalmente lo conosciamo, perché anzi se ne vanno a discostare parecchio. Poi, infatti, per esempio, la poligamia, quella intesa in senso tradizionale, non prende in considerazione l'unione tra più persone dello stesso genere o di genere non binario, a gender, trans, eccetera. E la ragione, non vedo, e ragiona solo in un'ottica binaria, quindi sempre per le ragioni storiche e culturali di cui sopra, quindi l'idea che due persone possano sposarsi nello stesso sesso, ma anche tre, ma anche quattro, cambia poco, nel senso che partiamo sempre da uomo-donna, uomo-donna. Io spero che chi ci segue sappia che i meriti studiosi di biologia, antropologia, psicologia,
sociologia, eccetera, 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 hanno ormai ampiamente dimostrato che la questione del binarismo è superabile, se non addirittura superata. Quindi continuare a ragionare in un'ottica binaria è un qualcosa che la società tende a fare, ma chi sceglie di praticare il poliamore sa che è, come posso dire, appunto, una visione che abbiamo ereditato, però possiamo anche fare una scelta diversa. E niente, al momento, se qualche poliamoroso volesse un riconoscimento giuridico, potrebbe farlo solo in pochi paesi. Per esempio, nei Paesi Bassi da qualche anno è riconosciuta l'unione civile tra le persone poliamorose, perlomeno c'è stato un caso, adesso non ricordo cos'è, settembre 2005 mi pare. Esatto. E Sì. poi se poi vai avanti con le slide, si vede l'articolo. Ah no, non l'ho scaricato forse, vabbè, se lo cercate c'è un articolo che racconta di questa famiglia. E poi è anche in Colombia, che io sono rimasta sorpresa, ma in Colombia nel 2017 è stata legalizzata un'unione poliamorosa tra tre uomini, quindi top dei top, cioè nel senso che dobbiamo sempre ricordarci che, cioè stupirci in questo senso un po' è discriminatorio, ma dall'altra parte sappiamo benissimo in che società viviamo, quindi cioè, ben venga in questo caso lo stupore, ma è uno stupore positivo, è dire ma meno male, no? E un altro posto, come vi dicevo prima, era il Canada che ha decriminalizzato il poliamore e addirittura adesso si festeggia il Polyamory Day a livello internazionale proprio il 23 di novembre in memoria di questa data perché è stata abbastanza significativa, no? Come decisione presa dal governo. Cioè, la comunità poliamorosa canadese è talmente in vista e talmente viva che addirittura sono state prese possiamo dire, delle conseguenze, no? Sono state prese in considerazione a livello legale e dovrebbe seguire, se non ricordo male, non so se c'è la foto dell'articolo esatto, questo è un articolo che trovate in internet, non riesco a leggere perché è troppo piccolo, ma Polyamory in Canada Research on an Emerging Family Structures. Quindi addirittura cioè, ci stanno facendo degli studi sopra in Canada, no? Per raccontare questo tipo di famiglie. Andando ancora avanti. Ok, vabbè, in realtà non so se qui se c'era, forse non l'ho scaricata, comunque appunto in Canada per la prima volta è stato riconosciuto anche l'affido condiviso di un minore. È l'unico paese al mondo che finora ha riconosciuto un affido condiviso per persone poliamorose, in questo caso erano una triade. Ok, e comunque a prescindere dai riconoscimenti giuridici, raga, noi esistiamo e non è detto che il matrimonio sia il nostro fine ultimo, cioè perché? Perché il poliamore è uno stile relazionale, qui arriviamo al nocciolo, no? Cioè alla definizione, siamo finiti anche sulla Treccani da poco, È noi siamo vero. ufficialmente una parola italiana, ok? Dal 1990 che esiste questo termine, noi adesso alla veneranda età di 30 anni siamo finalmente anche ufficialmente nel vocabolario. E è uno stile relazionale che prevede la possibilità di avere più relazioni sentimentali e o sessuali contemporaneamente, previo consenso, e sottolineo consenso, informato, esplicito, discusso, di tutte le persone coinvolte nel rispetto dei principi di trasparenza e onestà. Ovviamente, per quello che mi riguarda, credo che ogni stile relazionale dovrebbe avere questi tre principi come base, e semplicemente nella monogamia tradizionale noi abbiamo in aggiunta il rispetto del principio di esclusività, però di base questi dovrebbero essere comunque i blocchi di partenza di ogni relazione, ok? Fa parte il poliamore della grande famiglia delle non monogamie etiche o non monogamie consensuali, di cui tra l'altro ho parlato in un'altra diretta, cioè abbiamo parlato insieme anche con i miei social colleghi, perché alcuni dicono che è giusto chiamarle etiche, alcuni consensuali, c'è tutta una diatriba aperta, riusciamo a frammentarci anche tra di noi. E vabbè, però il senso è che le non monogamie sono una grande macro categoria dove dentro ci sono anche tipo
la coppia aperta, lo scambismo, anche se lo scambismo è sempre un po' visto come border, perché comunque parliamo di una coppia monogama di base che decide di scambiarsi i partner con altre coppie, no? Sempre monogame, quindi siamo un po' così, e l'anarchia relazionale, che è una variante ancora, adesso poi magari le esploriamo bene dopo, perché sono tutti stili relazionali diversi che ognuno sceglie sulla base di quello che preferisce, diciamo, quello che sente più suo, e specifico non suo solo come persona, ma suo anche come coppia e suo anche come momento di vita, perché non dobbiamo pensare agli stili relazionali come qualcosa di cristallizzato, ma come qualcosa di fluido, perché fluido è l'essere umano e quindi anche noi cambiamo e anche le nostre esigenze relazionali cambiano nel tempo. Per essere poli ovviamente non è necessario avere una relazione con tutti i partner che ci sono nella polecola, ovvero nella molecola composta dalle persone poli. Uno può essere anche single e essere poliamoroso, no? Se si sente tale, perché no? E soprattutto non è detto che siccome il mio partner ha una partner, allora io devo stare anche con lei per forza, non me l'ha prescritto il dottore, io posso anche tranquillamente non interagirci, però sono aperto all'idea che il mio partner o la mia partner abbiano altre relazioni. E abbiano altre relazioni, come dice nella definizione, non solo sessuali, ma anche, e direi anche quasi, soprattutto perché così ci distinguiamo dalla coppia aperta, amorose nel senso di sentimentali, con un coinvolgimento, un progetto magari di vita, eccetera. Ci sono tante sfumature. Dania, poi, scusami, c'era una domanda sulla cartina, perché così magari esauriamo anche il discorso, e c'era Pippi che chiedeva: guardando la cartina l'Africa sembra un'isola felice, ma è davvero così? Ma un'isola felice non saprei, nel senso che abbiamo visto che c'è una grande varietà nell'Africa, e dovete ricordarvi che comunque molte delle unioni poligamiche che sono permesse lo sono solo per gli uomini, cioè che gli uomini possono avere più donne per una questione religiosa. E questa è una cosa che dobbiamo assolutamente tenere presente, perché è molto diverso se noi pensiamo a una parità di diritti tra donne nella possibilità di sposarsi o anche solo che stare in relazione. Ci arriveremo dopo, perché c'è una slide su poliamore e femminismo che è molto importante a proposito del tema della parità. E ho visto che c'è anche un'altra domanda. Sì. Un'altra domanda. Se la vuoi leggere adesso oppure vuoi rispondere dopo, vedi se magari c'è... argomento dopo. Dopo è sì. Una domanda molto interessante e tra l'altro presuppone una risposta anche complessa, ma ci proviamo. Allora, e no, e dicevo poi le altre cose, scusate, mi avvicino perché sennò non vedo, non leggo niente. Allora, essere per forza in una relazione, esatto, come dicevo, essere singolo, oppure avere obbligatoriamente una relazione sessuale, no? Cioè io posso anche essere un orientamento tipo essere asessuale o aromantico, degli orientamenti di persone che provano un tipo di attrazione magari più settorializzata, più indirizzata verso un tipo o un altro, e poi vedremo, ci sarà una slide sui tipi di attrazione, e questo non mi proibisce comunque di essere poliamoroso, tipo io potrei avere un partner con cui ho un'attrazione sia sessuale sia romantica, ok, e poi avere invece un'altra o un altro, insomma, partner verso cui ho solo un'attrazione romantica o solo un'attrazione sessuale. Cioè, chi è che mi può venire a dire che quella non è una relazione, se io decido che lo è e se anche l'altro consensualmente è d'accordo con me? Dania, scusami, ti devo interrompere di nuovo. Vai. Per dirti la stessa cosa di prima, dovresti parlare per favore più lentamente, perché probabilmente, siccome siamo in tanti, c'è un eco che non ci fa perdere molte delle tue parole. Okay. Tania, per caso hai delle cuffie col microfono? Che magari si canalizza il suono? No, però... Vabbè, se magari riesci a parlare un po' più lentamente è meglio. Provo, ho un grande problema col parlare lento. Ricordatemelo ogni tot, rallentatemi. Grazie, scusami. Tania, ti capisco perfettamente perché sono uguale. E anche a parlare a voce bassa. Riesco mai, urlo e parlo veloce. Urla, che si sente meglio almeno. Ok, allora possiamo andare avanti. Ok, quindi
il punto cruciale del poliamore fondamentalmente è la relazione, la presa in considerazione di poter amare più persone contemporaneamente, non importa quante, il quante è deciso, penso, dal criterio della persona, dal tempo che ha da dedicare e dalle risorse anche che ha, e essere in potenza di farlo. Cioè, una persona che sta in una relazione monogama, ma sa che in qualsiasi momento potrebbe innamorarsi contemporaneamente in modo autentico di qualcun'altra, è una persona poliamorosa in potenza, no? In potenza proprio come il bruco in potenza di diventare farfalla se ha le condizioni giuste per fare il bozzolo e poi fare la sua mutazione. Ma non perché poi la poliamorosa sia uno stadio più evoluto, sia ben chiaro, no? Cioè è una possibilità che rimane aperta e che non è detto che sia per tutti e per forza, no? Cos'altro? Ecco, e poi essere in potenza di farlo perché non incontri la gente di cui innamorarti sotto casa. Cioè, non è così semplice, no? Innamorarsi di qualcuno, a meno che non ti vada bene chiunque, cioè, però lì è un altro discorso. La faccenda invece di tutta la parte della sessualità è una faccenda molto importante perché per quello che riguarda le persone poliamorose apre tutto un capitolo sulla grande discriminazione che riceviamo purtroppo a causa del fatto che viviamo all'interno di una comunità, di una società che appena si parla di stare con più persone immediatamente pensa alla promiscuità della cosa, no? Mentre si chiama poliamore non polisesso, anche se non ci sarebbe niente di male anche se fosse polisesso, e quello che preoccupa di più le persone è la promiscuità sessuale, cioè il fatto che andando con tante persone non ti proteggi a livello di malattie sessualmente trasmissibili. Mi è capitato di vedere dei post che sensibilizzavano sulla protezione dalle malattie o dalle infezioni sessualmente trasmissibili, che oltre all'utilizzo dei contraccettivi e tutta un'altra serie di precauzioni, raccomandavano la monogamia come precauzione. È discriminatorio, oltre che assurdo, perché le persone poliamorose, per quelle che ho potuto conoscere, sono le persone anzi molto più informate di tante altre, perché non hanno né piacere ad ammalarsi loro né a far ammalare persone a cui vogliono bene. Quindi pensare che si possa essere così, perdonatemi, stupidi, da fare sesso a caso senza protezione e come se fosse mondo coio è assurdo. E poi c'è anche tutta la tematica del fatto che il sesso va fatto in maniera consensuale e comportandosi da adulti, non faccio sesso per ottenere in cambio l'amore, faccio sesso per ottenere in cambio favori, cioè non so come dire, quella è un aspetto della sessualità che possiamo discuterne quanto volete, che però molte persone che non hanno ricevuto un'educazione sessuale fanno fatica a utilizzare bene, no? Anche il fatto di non saper dire di no quando sentite di voler dire di no. Se non sapete dire di no, non fate sesso, io dico sempre, no? Perché se non siete in grado di dire di no, non siete neanche pronti per farlo. Sennò la tematica dell'educazione sessuale si intreccia moltissimo con quelle che sono le idee della nostra cultura riguardo al sesso, ovvero non ne sappiamo abbastanza, non ci aiutano, non ci educano a parlarne e neanche a farlo. Quindi tutti i pregiudizi che poi subiamo arrivano anche da questo background un po' fallace. E, sì, anche il sesso ndokoyokoyo è bello se fatto con consenso e consapevolezza di cosa sto facendo. Cioè, non posso pensare di farlo senza precauzioni, mai, in nessun caso. Cioè, teoricamente nemmeno in una coppia monogama dovrebbe essere fatto senza precauzioni, secondo me. Cioè, nel senso che non si può mai sapere. Ok, scusate, e quindi niente, vabbè, la promiscuità sessuale viene guardata con sospetto, no? E molte volte veniamo bollati e fine, tanti saluti e baci. Possiamo andare avanti con la slide?
Niente, allora, qua facciamo, c'è intanto una distinzione, una prima distinzione, una relazione poliamorosa dove tutti i membri sono, diciamo, hanno un rapporto esclusivo con i membri appartenenti, per esempio in una triade, si amano solo loro tre e vanno tendenzialmente a letto solo loro tre, si parla di polifedeltà, cioè è esattamente come in una coppia monogama, cioè l'esclusività, però invece di essere in due si è in tre, ok? È abbastanza raro in realtà, secondo me, a mio modesto parere, perché una persona poliamorosa sa di principio che c'è sempre, come dicevo prima, l'essere in potenza di, no? E quindi è un po' strano che una triade veramente si chiuda a livello di polifedeltà, ma non si esclude, cioè nel senso assolutamente legittimo che esista. E poi ci sono diverse tipologie. Allora, queste mettiamole come formazioni, no? Cioè abbiamo la triade, tutti e tre stanno insieme, la V c'è un partner centrale e gli altri non sono in una relazione ufficiale ma possono comunque frequentarsi, ok? Su più piani, quello che vogliono, e la polecola che ha superato il numero delle tre persone, le cose sono talmente incasinate che è inutile che stiamo tanto lì a dare i nomi alle formazioni, anche se poi seguirà una slide molto carina con tutti i nomi, diciamo che c'è, cioè, più che altro l'idea che in modo molto fluido si possono intrattenere tutte le relazioni che si riescono a gestire, cioè che siano amorose, sessuali o entrambe le cose, sta secondo me alla coscienza della persona, no? Del dire ok, me la sento di intraprendere una relazione ulteriore, se capita, magari non andandosene particolarmente a cercare, perché vi assicuro che è uno stile impegnativo, cioè sembra una cosa facile ma non è così. Possiamo andare avanti? E niente, allora ovviamente qualsiasi persona di qualsiasi orientamento, identità di genere, espressione di genere può avere una relazione poliamorosa. Non è vero che se sei bisex sei per forza poli, e non è vero che se sei poliamoroso sei per forza bisessuale. Ora, io ho preso l'esempio dei bisessuali perché sono quelli a cui solitamente si associa di più questa cosa, ma in realtà vale per tutti. Io per esempio sono pansessuale, non vi dico, il fatto che io sia pansessuale e poliamorosa per molte persone è ah certo, vabbè, è perché così puoi fartela con tutti, e continuiamo a pensarla in questo modo, però secondo me faremo poca strada, però va bene. Però in realtà c'è anche l'hashtag, no? Some bi are poly, some bi are not, no? Perché non è detto che siccome uno è bisessuale non voglia viversi una relazione monogama, e non è detto che siccome uno è eterosessuale non voglia viversi una relazione poliamorosa. E tra l'altro, come per l'orientamento sessuale, cioè nel senso, l'orientamento sessuale non è una scelta, è parte della nostra identità, ci nasciamo dentro, cioè ci nasciamo con questa cosa dentro di chi ci piace, ok? Potrei dire che anche a livello di stile relazionale è una cosa che io posso decidere o meno di controllare, nel senso che conosco molte persone poliamorose che hanno deciso di stare in una relazione monogama, ma non è detto che sia una scelta che vogliono fare tutti. Quindi in realtà, appunto, parlare di scelta io ne parlerei più al contrario, non so se mi riesco a spiegare, cioè parlerei più che altro di chi si trova a dover scegliere la monogamia, perché essendo il sistema dominante a livello relazionale è più probabile che una persona poliamorosa debba adattarsi al sistema dominante per non essere discriminata, che non il contrario. Poi ci sono anche molti monogami che si adattano a relazioni poliamorose. Ho fatto, con grande fatica e anche grande sofferenza, ho fatto tante storie al riguardo e si era innescato un bel dialogo, tra l'altro, sulle varie opinioni delle persone al riguardo. Niente, comunque il poliamore è inclusivo, quindi assolutamente, e come dicevo prima, prevede qualsiasi tipo di relazione dal momento che uno decide che è definibile come tale. E ciò che distingue da un'amicizia una relazione romantica, quindi dove non c'è la sessualità, è il fatto che una persona sente che quella non è una semplice amicizia. Molte persone hanno la tendenza a dire vabbè, ma se non vi piacete sessualmente siete solo amici. Ma voi siete nella nostra relazione, siete nei nostri cuori, nei nostri cervelli, nel nostro sentire, potete davvero permettervi da fuori di darci un'etichetta che sentiamo che non ci appartenga? Sono sicura che le persone LGBT che sono qui, che mi stanno ascoltando, hanno ben presente, no?
che cosa succede quando qualcuno da fuori prova a darti un'etichetta e passivamente appiccicartela sopra senza darti la possibilità di esprimere la tua identità così. E va, niente, comunque andiamo avanti. Dania, qua volevo solo aggiungere una cosa, probabilmente la questione è anche data da un immaginario molto forte che non prevede relazioni poliamorose nel mainstream, come comunicazione mainstream, e quindi è una ricerca, è una scoperta, come si fa di sé, e una consapevolezza che si raggiunge, quindi probabilmente questo è un punto poi che possiamo toccare dopo quando racconteremo un po' delle nostre storie. Esatto, esatto. Ok, niente, qui ho fatto uno schemino, ok? Le relazioni poliamorose possono essere classificate sulla base del tempo, delle priorità e della progettualità. Allora, è uno schemino un po' così, anzi, Shamar, se vuoi, puoi intervenire, nel senso che io ho cercato è molto difficile settorializzare una cosa che poi ha mille mila sfumature più una, però indicativamente potremmo parlare di poliamore gerarchico quando c'è una relazione con uno o più partner primari, quindi con cui ho deciso di investire di più in termini di tempo e di risorse, e poi dei partner secondari, oppure quelli che io chiamo i policosi, che sono, stavo dicendo oggi in riunione con Ilaria Shamar, è un termine che io utilizzo perché a me sinceramente il termine di partner sessuale piuttosto che di troppo amico non mi piace, ma non mi piace perché intanto perché lo leggo alla cultura mononormata, ok? E poi perché mi sembra veramente uno sminuire un rapporto che ho con una persona che per quanto possa essere molto basato sulla chimica, di certo non è solo quello, cioè c'è magari anche dell'affetto, della condivisione, fare anche altre cose insieme, cioè il fatto che una relazione non abbia una progettualità, che non vogliamo riprodurci, che non vogliamo sposarci, non dovrebbe togliere dignità a quella relazione, e qui abbiamo tutto il problema della mononormatività nella nostra società che pensa che solo una relazione che va da qualche parte è valida, no? Però, come diceva un meme che ho pubblicato un bel po' di tempo fa, le relazioni non sono degli autobus, non devono per forza andare da qualche parte, possono anche semplicemente essere vissute, no? Così come ci viene da vivercele e farci arricchire per il tempo che ci è concesso. E poi invece il poliamore non gerarchico è sempre, ci definiamo partner, ma non abbiamo una distinzione primario o secondario, cioè siamo tutti sullo stesso piano, però ci chiamiamo partner, quindi facciamo una distinzione, no? Tra amici, non amici, eccetera, mentre l'anarchia relazionale è molto più fluida, cioè non ci sono delle etichette e non c'è differenza fra partner e amici, cioè addirittura per esempio Hermes, che è un anarchico relazionale, vi invito poi a seguire la sua pagina Anarchia Relazionale, lui la sua partner non la chiama partner, la chiama amica, no? Cioè per lui non esiste l'etichetta di partner perché tutti sono in potenza di essere dei partner e non deve essere per forza definito tanto quanto devono esserlo, come posso dire, non c'è un'unità di misura, no? Oppure un on off, c'è una fluidità di possibilità e niente, quindi è diciamo un po' più un po', è appunto anarchico, no? Se no non si chiamerebbe così. Possiamo andare avanti? Yes, adesso torno sulle immagini, quindi dovete darmi un attimo. Ah sì, scusami, policosi, perché Benedetto, visto che ha fatto una domanda, ha chiesto che cos'è un policoso, ho detto che questo è un termine che uso io, un po' scherzoso ovviamente. Avete presente quando vostra mamma vi dice passatemi quella cosa lì, e tu dici, oppure ma dove hai messo il coso, no? Un po' così, un po' scherzosamente. E siccome io non riuscivo a dare una definizione a queste persone che frequentavo, perché non le ritenevo solo partner sessuali, ma non erano nemmeno dei miei partner di cui ero innamorata, ho inventato questa parola, policoso e policosa, per definire questa relazione un po' che sta nella fluidità di cui stiamo parlando adesso, no? Intanto scusate, accendo la luce perché comincio a non vederci più. Illuminata. Scusate. Allora, vediamo se riesco a metterla in un modo. Allora, qua intanto vi sta mettendo una slide, un po' troppo forte forse, mettiamola un po' più così, no? Sì? No? Ok, così meglio. Allora, c'è questa slide che ho trovato su Pinterest, mia grande risorsa per queste cose,
che rappresenta un po' la varietà degli stili relazionali, no? Fa vedere monogamia, non monogamia, e fa vedere tutte le possibilità, no? Per esempio, cheating, che è il tradimento, come potete vedere si incrocia, no? Con la monogamia, ma anche con la non monogamia, nel senso che qual è il problema del tradimento? Che non è una non monogamia consensuale, perché nel tradimento non c'è consenso. Quindi il problema è che la monogamia richiede un'esclusività sessuale e sentimentale, e nel momento in cui uno va a tradire sta tradendo quel patto di esclusività che era stato appunto messo a priori dell'inizio della relazione, no? La differenza quindi grossa con, per esempio, il poliamore, ma in generale con le non monogamie, è che di questa cosa si può parlare e non esiste il concetto di tradimento inteso in senso tradizionale, perché abbiamo il consenso, ok? Abbiamo il consenso non a tradire, il consenso ad avere altri partner, altre relazioni. Poi vedete qui matrimonio, ci sono tutti i temi, no? Il matrimonio agli occhi di Dio, il matrimonio aperto, la poligamia, il matrimonio di gruppo, il matrimonio empty, che sarebbe one partner for better life, sinceramente questo qua non saprei neanche come classificarlo, e poi il common, che sarebbe matrimonio comune, cioè un partner per tutta la vita, no? Questo empty, se qualcuno ha delle spiegazioni al riguardo, sinceramente non mi suona. Però vabbè, a parte questo, per dire, no? Cioè, ci sono tante sfumature relazionali, sono delle cose su cui se qualcuno non ve ne parla non vi andate a interrogare. Cioè, io per prima ho fatto delle ricerche, perché mica le sapevo queste cose, no? Sì, forse hai ragione, Giulia. Forse matrimonio di convenienza, potrebbe essere matrimonio combinato, tipo. Potrebbe essere assolutamente quello. E che comunque rientra all'interno della monogamia, mentre vedete che gli altri tre, quello di gruppo, quello poligamo e quello aperto, rientrano all'interno della non monogamia. Poi invece quello che vedete in rosino è tutto quello che è legato alla religione, ok? E per esempio il celibato, volontario, spirituale, oppure quello involontario per sublimare l'ascetismo, no? Cioè, sono quello clericale, ci sono tanti tipi celibato, e va bene così. E poi ci sono anche tutte le modalità e le sottomodalità delle non monogamie. E poi eventualmente, se le volete, queste immagini, a parte che volendo le cercate, le trovate, ma se mi scrivete poi in pagina io ve le posso girare. Ok, possiamo andare avanti? Ok, sì, devo rifare sempre il gioco, però con un po' di pazienza ce la famo. Ecco, questa è un'altra immagine che più o meno vi dà un'idea di nuovo delle diversità delle relazioni, quindi fa degli esempi molto chiari, dice che c'è questo personaggio che è innamorato di due persone, quali opzioni ha? E queste sono le opzioni presentate, no? Quindi quella tradizionale mononormata è quella che il vero amore presuppone una scelta, allora devo scegliere una persona sola, e allora ne scelgo una e l'altra la cancello dalla mia vita. Oppure ne scelgo una, ma intanto continuo a tradire, cioè, e vado anche con l'altra. Oppure il mio partner che ho scelto mi ha detto, vabbè, non, se fai qualcosa con qualcun altro non dirmelo, e quindi io continuo a fare quello che volevo fare, tra virgolette, di nascosto, ma con l'autorizzazione a farlo di nascosto, mettiamola così. E poi ce ne sono tanti altri, adesso la relazione aperta, insomma, ce ne sono tanti altri, anche queste se volete poi... Passo. La relazione aperta, già che ci sono, è una non monogamia, ok, consensuale, ma prevede l'apertura solo dal punto di vista sessuale. Quindi non è previsto che ci si possa innamorare anche di qualcun altro, ok? Questo era l'esempio che vi dicevo, quello che sta arrivando, è l'esempio che vi dicevo prima del... La tavola periodica delle molecole, vabbè, fa sempre molto ridere. Non mi senti, Benedetta? No, adesso credo che si senta bene, prima era andata via un po' la voce, però adesso okay. Credo che si senta bene. Vabbè, questo è un esempio
di come le persone potrebbero mettersi in relazione quando si esce dalla dinamica a due, ok? All'interno del poliamore. Hanno dato vari nomi a questo tipo di, come si dice, di deformazioni, ok? E per esempio, guarda, mi concentro sulla V, che è quella sopra la triade, non so se la vedete, praticamente il terzo quadratino. Io avevo una, di cui ne parliamo dopo, comunque io stavo in una V, dove praticamente il centro era il mio partner, tipo dico l'iniziale, F, e poi c'eravamo io ed M. Io ed M ci frequentavamo, ma solo in presenza di F, perché era F il punto centrale, no? Il perno per cui noi ci frequentavamo, altrimenti... Noi due non eravamo ufficialmente insieme come una triade, che invece presuppone che ci sia una relazione, appunto chiamiamola ufficiale per capirci, però una relazione dove c'è anche l'innamoramento, la progettualità, insomma quello che volete. E basta, niente, questo era per darvi un po' un'idea. Facciamo... Ecco, invece, quella era un'idea teorica, un'idea pratica. Allora, la pagina di Policarenze ha fatto un progetto bellissimo qualche mese fa, ha chiesto a tutti di disegnare la loro molecola e di mandarla, e poi lei ha disegnato delle costellazioni per ognuna delle nostre molecole, e poi ne ha fatto una galassia, quindi ha riunito tutte le nostre le molecole di chi le ha mandato, ovviamente, della pagina. E questo vi fa vedere come in realtà quello schemino che abbiamo visto prima sia tutta teoria, perché nella pratica le situazioni sono molto più complesse, no? E come del resto è così, cioè questo vi dà anche l'idea di come anche nella realtà, no? Noi possiamo metterci qui e parlare della definizione di poliamore, ma poi la pratica è un'altra cosa. Questi sono i tipi di attrazione. Allora abbiamo l'attrazione estetica. Sono confrontato con Safari 30 volte, nada. Ok, ho sentito un'interruzione. Allora, estetica, platonica, sensuale, romantica, sessuale. È una cosa che non ci insegnano a scuola. Noi dobbiamo, cioè pensiamo di dover sentire tutte queste tipi di attrazioni per un'unica persona. Ma non è detto, perché magari posso avere un'attrazione, non lo so, anche solo estetica, e non per questo dovrebbe essere un'attrazione sessuale. A me succede spesso e volentieri di avere delle attrazioni, interagire fisicamente con una persona, mi sento male, esempio, oppure il contrario, mi sento un'attrazione sessuale ma magari, no, il contrario non esatto, non esattamente, ma magari tipo ho un'attrazione sessuale ma non ce l'ho romantica, oppure l'attrazione sensuale, che sono la parte dell'avere voglia di coccolare, accarezzare, baciare, avere un'interazione che non sfoci proprio nella sessualità vera e propria, è una cosa che moltissime persone sentono e non necessariamente poi hanno anche un'attrazione sessuale, mentre invece per molte altre la sensualità è solo un preludio della sessualità, no? Per qualcuno non è necessario che ci sia un'attrazione romantica, per qualcun altro è fondamentale. Per esempio vediamo l'orientamento demisessuale, che ha bisogno di essere attratto romanticamente o comunque intellettualmente da una persona prima di o di conoscerla bene, insomma. Poliamore e femminismo, il fatto che il poliamore è femminista, nel senso che prevede la parità nella libertà e nei ruoli, ok? Tutti i partner devono avere le stesse possibilità di esplorazione relazionale. E per questo motivo la one penis policy, cioè la politica del pene unico, è qualcosa che assolutamente non riguarda il poliamore e nemmeno i privilegi di coppia, ok? La capo privilegio, cioè, allora, la one penis policy è esempio classico, io ricevo un botto di richieste da coppie che hanno questo tipo di politica, sono una coppia che decide di aprirsi, però con un veto, cioè che vogliono una ragazza, bisessuale o pansessuale, rigorosamente ragazza, ok, che vogliono includere nella loro sessualità, ma che non deve causare loro dei problemi fondamentalmente. Quindi fondamentalmente vogliono fare dei threesome, ok? Ma io uso anche MIT. Sfruttando, tra virgolette, la bisessualità della persona. Quando è che questa cosa qua, cioè MIT lo uso per... Non va bene quando la partner donna della coppia, se è bisessuale,
cosa che si presuppone, no? Se va sia con il fidanzato maschio che con la partner donna, lei non può fare altrettanto con un uomo. Quindi la regola è: siamo aperti, ma a patto che entrino solo donne. Questa è discriminatoria, non è femminista come pratica, non è paritaria, quindi non è, questa possiamo dire, questo tipo di pratica non rientra tra i principi poliamorosi. Stessa cosa il couple privilege, cioè il fatto che la coppia, quella che ha la relazione primaria, abbia dei vantaggi che la terza persona che arriva dopo, che di solito viene chiamata unicorno, nel gergo, ok, che la terza persona sia discriminata in qualche modo perché ci sono tante cose che non può fare e quindi la coppia viene prima. Ad alcune persone può anche star bene, che magari ci sono delle ragazze unicorno che hanno solo voglia di farsi un threesome in santa pace e va bene, se c'è il consenso da tutte e due le parti vi dico: ma chi siamo noi per dirvi qualcosa? Il problema è quando invece non c'è il consenso e quando soprattutto la ragazza in questione, ma può accadere anche dei ragazzi, sia ben chiaro, bisessuali, parlo di bisessuali perché sono i più colpiti in queste dinamiche, può accadere e nel momento in cui si sentono discriminati questa cosa non va. Diciamo che c'è una oggettivazione della persona poi, quindi... Esatto, un'oggettivazione è una sessualizzazione, anzi una feticizzazione dell'orientamento sessuale della persona. Poliamoria e monogamia, vabbè, qui un po' ve l'ho detto già anche prima, che siamo la grande differenza riguarda l'esclusività e nella relazione poliamorosa c'è il consenso, quindi non si può parlare di tradimento, però anche nel poliamore si può tradire perché le persone poliamorose prendono degli accordi e fondamentalmente questi accordi vanno rispettati, sono fluidi, si possono negoziare, ma bisogna parlarne e una volta che gli accordi sono presi non è che te li puoi uscire facendo quello che ti pare, quindi è molto importante che questi accordi vengano rispettati, altrimenti parliamo, lì sì che parliamo di tradimento, no? Esempio, vedi, l'accordo stabilisce di condividere la notizia della partner nuova e Tizio decide invece per qualsivoglia motivo di tenere nascosto il nuovo incontro. Questo non è onesto, non è trasparente e soprattutto non tiene presente del consenso dell'altra persona, quindi assolutamente non è poli. Ovviamente se dico cagate fermatemi, correggetemi. No, diciamo che possiamo tradurre in maniera semplice che si gioca sempre a carte scoperte, quindi tutti sì. Devono avere la possibilità di avere accesso alle stesse informazioni, alle stesse regole, sapere quali sono insomma diciamo le carte in tavola. Da qui il fatto anche della difficoltà in una relazione poliamorosa, perché ci si passa, cioè si passa molto tempo a rinegoziare anche i termini, ma anche a riadattarli con quelle che sono poi le crescite personali di coppia, di troppia o di triade. Esatto. E non mi ricordo se forse ne è ancora una. Ecco, sì, l'ultima. Allora, una delle problematiche delle persone poliamorose è il livello di discriminazione che si sentono dire: ma non è che le persone poliamorose non si vogliono impegnare? Raga, alla luce di tutto quello che vi ho detto, vi sembra che non sia impegnativo questo? Molto impegnativo, perché richiede una grandissima onestà con se stessi e una grande volontà di comunicare, anche su un piano molto profondo, anche sulle cose che fanno male e danno fastidio. Ed è una cosa che per conto mio a volte è un po' carente, nelle coppie tradizionali, perché si dà un po' per scontato che ci sono delle cose che di base si fanno e che non bisogna mettersi a questionare, e invece qui, cioè, abbiamo proprio una messa in discussione dalla radice, no, del rapporto e un continuo, come diceva Shamar, rinegoziare, no, anche su alcune cose. E l'impegno relazionale quindi è moltiplicato, perché non ce l'hai solo con una persona, ce l'hai con più persone. Quindi se una persona si aspetta di avere una relazione poliamorosa per farsi i cazzi suoi e scopare in giro, non ha capito niente. Cioè, quello puoi farlo anche se sei single, sei monogamo, e chi ti dice niente? Sei una persona polisessuale, sei attratto da tante persone, non hai voglia di avere una relazione romantica, nessuno ti metterà, almeno spero, nessuno ti metterà l'agonia per questo. Il problema è che invece le persone poliamorose, cioè,
stanno parlando di un'altra cosa e quindi subiscono anche una discriminazione a livello sociale, uno stigma e, come vi dicevo prima, anche per tutto il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, per non parlare del fatto che non sembriamo un grande esempio. Io per esempio ho lavorato come maestra per un anno e ho dovuto tenere ben nascosta la mia situazione relazionale, perché se mai fosse saltato fuori a scuola che ero poliamorosa, non oso immaginare l'indignazione dei genitori lavorando con i bambini. Quindi non è terribile questo, cioè nessuna persona monogama, che sia sposata o meno, che sia in una relazione o meno, verrebbe mai discriminata perché sceglie di stare con una persona sola, mentre invece una persona poliamorosa si porta addosso tutto il carico di una discriminazione sociale e anche di un'euristica, mi viene da dire, cioè di una semplificazione che andiamo a fare di alcuni concetti, dove noi semplicemente applichiamo il pregiudizio e non ci facciamo delle domande. E niente, quindi questo era un po' il senso. Quando incontrate una persona magari di cui non conoscete la cultura, no? Per esempio, ve ne guardate bene dal fare delle domande scomode, siete comunque sensibili, state attenti, spero almeno, a non discriminarla troppo. Ecco, per le persone poliamorose che fanno parte di una minoranza, il concetto è lo stesso. Basta, ho finito, adesso Shamar parli tu perché... No, sì, allora, chiaramente mettere insieme su una tavola e disegnare quello che è il poliamore diventa sempre molto difficile, quindi l'esercizio fatto oggi era fornirvi una base e un filo conduttore in questa narrazione per darvi degli spunti di riflessione. Chiaramente non ci si aspetta che tutta la tematica del poliamore sia toccata, sviscerata al 100% in poco tempo che abbiamo a disposizione oggi, però vi può lasciare aperte una serie di riflessioni. Anche perché il poliamore di per sé è una cosa molto fluida e quindi rappresenta una cornice all'interno della quale poi le singole persone, appunto, negoziando i parametri, i confini delle proprie relazioni, di volta in volta vanno a disegnare delle mappe e delle cartine differenti. Quindi questo per farvi un po' capire la complessità la complessità anche di vivere e di abbracciare questo stile di relazione. Ora, secondo me, non so se forse vogliamo chiudere un po' sulle domande prima di passare un attimo alla nostra esperienza personale. Se volete chiarimento magari su qualcosa che non è stato molto chiaro, oppure avete altre curiosità su quello che abbiamo detto, potete anche attivare il microfono, magari farla direttamente oppure scriverla in chat. E se qualcuno aveva perso. Vai. Dimmi. Sì, ti sentiamo. Ok, allora io l'ho fatta via chat, però ve la rifaccio, non so se è stato risposto, se mi è sfuggita la risposta. Avevo chiesto qual è la differenza tra polisesso, cioè qual è il confine tra polisesso e atteggiamento sintomatico di un disturbo psicologico che è riconducibile ad un comportamento semplicemente promiscuo. C'è un confine, come si fa a capirlo? Ok. Guarda, in questo, tra l'altro, Ilaria, se vuoi dialogare anche tu, io sono ben contenta di farlo. Io ti posso dire quello che penso io, nel senso che io penso che tutto quello che riguarda la faccenda di disturbo psicologico deve comprendere un disagio per se stessi e per gli altri. Esatto, okay? Sì. Una disfunzionalità anche in più aree, non necessariamente solo quella sessuale, e molto probabilmente anche una mancanza di consapevolezza rispetto a quello che si sta facendo, cioè al fatto di fare del male a se stessi e agli altri. Quindi credo che nel momento in cui, per esempio, una persona dovesse attuare un comportamento compulsivo che va a danneggiarlo, che lo fa stare male, che se gli levi il sesso muore, ok? Allora qui stiamo parlando di un problema e mi sta bene. Mentre invece il fatto che una persona si senta libera di vivere la sua sessualità anche con più persone, ma che lo faccia in maniera consapevole e nel rispetto di tutti, credo che in questo caso non sia il caso di patologizzarlo. Viviamo all'interno di una società che patologizza molto la tematica della sessualità
e che fa molto scalpore ogni volta che esce qualcosa, che esce dai, non so come dire, ogni volta che c'è una notizia che esce fuori dai canoni della mononormatività o della eteronormatività. Però dovremmo abituarci invece ad essere molto più aperti rispetto alla sessualità, perché ripeto, per me il discrimine è il disagio. Poi mi apro alle possibilità di altre vostre considerazioni. Esatto, soprattutto se, come detto prima, se comunque si utilizzano anche tutte le precauzioni e quindi non si va a completamente a, come dire, perché poi c'è anche l'immagine magari del poliamore come se fossero tutte delle orge, no? Forse questa cosa avevo parlato. Ecco, magari decostruiamo anche questo pregiudizio, no? Perché appunto c'è l'immaginario di questo sesso sfrenato, cioè senza criterio, insomma. Abbiamo spiegato appunto che ci sono tanti criteri, forse pure troppi, e l'impegno è tanto, cioè l'investimento in queste relazioni mi sembra veramente alto. E cosa che io infatti riflettevo, dicevo, mi avete fatto molto riflettere a quanto le relazioni monogame danno per scontato quegli accordi che per esempio per noi magari sulla questione dell'esclusività sessuale è più facile in qualche modo se siamo monogami, già diciamo devo per scontato che quell'esclusività sessuale ce la stiamo dando, diciamo, no? Però ci sono tante altre cose su cui in realtà non nel dialogo e nel confronto magari cioè in realtà non conveniamo, però questa cosa poi non ce la diciamo perché nelle relazioni monogame di solito non siamo abituati a magari a dialogare molto, a contrattare la relazione, ecco. E quindi, sì, Benedetta voleva dire qualcosa? Voleva fare una domanda? Sì. Volevo dire che sì, cioè è verissimo quello che dici, nel senso che le coppie normali, cioè se tu prendessi un maschio e una femmina che compongono una coppia etero e facessi loro la stessa domanda, che cosa intendono per relazioni, eccetera, magari ti risponderebbero con cose diversissime, perché proprio non tendono a patteggiare i punti della loro relazione oppure a riformularli di un membro o della coppia. Chiediti, a proposito di tutto quello che ha detto Tania, a cui faccio tanti complimenti perché è stata chiarissima. Grazie. L'avessi saputo prima, avrei segnalato la cosa anche agli amici etero che però magari volevano saperne di più, quindi se per caso avete intenzione di rifare una cosa del genere, comunicato, insomma, io ora non so come possiamo mettere certo in contatto, vi lascio. Certo. Noi l'abbiamo pubblicizzato dalle pagine di Arcighe Salento e Facebook, Instagram, poi abbiamo cercato di diffonderlo insomma il più possibile. Infatti l'ho saputo tramite Claudio, perché sono Claudio Tosi, sono dell'Arcighe di Genova. Ah, ok. Ma guarda, io penso che sia un format che in qualche maniera possiamo replicare, magari aggiustando e rendendo certo ancora più fruibile. Però sì, penso che non sarà l'unica occasione di parlare di questo tema, visto che lo sentiamo nostro in prima persona, sulla nostra pelle. Posso soltanto fare una piccola correzione, nel senso che quando hai cominciato la domanda, questo è un bias, no? Che ovviamente abbiamo hai detto le coppie normali, no? Riferendoti a quelle monogame. Ho fatto attenzione a questo perché è una cosa che molto spesso si dice magari delle coppie etero, no? Le coppie normali, come se quelle omosessuali non lo fossero, quindi anche in questo caso magari tra il poliamore, monoamore, perché non mi confondo, monogamia e poliamore, monoamore, vabbè, come se fossero magari non normali, però capisco che è una cosa automatica perché siamo figli di questa società, no? E quindi siamo abituati a pensarla in questa cosa di normale e non normale, quindi a volte scappa, però secondo me il linguaggio è importante perché il linguaggio può
educare, anche cioè formare, no? Sensibilizzare le persone sulla cosa, anche perché cioè fa capire quanto fondamentalmente esistano delle variabilità nelle relazioni in questo caso, quindi non solo dal punto di vista. Sì. Preferiamo parlare di coppie tradizionali, sì, tradizionali perché la differenza è, allora, tradizionali intendiamo quelle che occupano la dominanza, no? Quelle che ce ne sono di più. Mentre coppie monogame è semplicemente coppie che hanno scelto di praticare la monogamia, si spera che l'abbiano scelta e non subita passivamente. Mentre invece Esatto. quando parlo di no mononormatività intendo proprio quello che stava dicendo un po' Ilaria, cioè il fatto di cadere nel bias che la monogamia sia la cosa più normale e più valida, no? Cioè in qualche modo implicitamente, ma so che tu non lo intendevi in questo senso, Benedetta, solo che come dice anche appunto, come stava dicendo Ilaria, il linguaggio è importante, quindi a volte per normale possiamo intenderle proprio per chi ha fatto un po' di statistica, no? Lo dicevo l'altra volta in una diretta, se prendiamo l'asse delle x e delle y e tracciamo la gaussiana, la normale è la linea, no? Che divide la campana di Gauss e ci dice che lì ci sono i numeri più Più frequenti, più alti. alti, no? Mettiamola così. Quindi allora possiamo dire che la monogamia ricade al centro della campana gaussiana perché è più comune, e quindi di conseguenza in questo momento storico è ancora dominante. Però e si spera che questa, insomma, questa campana in qualche modo possa un pochino più amalgamarsi, come sta accadendo per esempio per la comunità LGBTQ+, che sta piano piano, un passetto alla volta con grande fatica, ma sta facendo sentire la sua voce Come e mai questa cercando comunità è molto più vicina? Cioè riesce? di... Questa era la domanda che infatti avevo anche in diretta, forse ti avevano fatto. Come mai è la comunità LGBT che ne parla di più di poliamore? Eh sì, perché c'è una vicinanza, perché c'è una solidarietà tra minoranze. Non è detto che siccome una persona non appartiene a una minoranza, allora non deve aiutare l'altra minoranza. C'è un sentimento di solidarietà che trapassa anche la differenza e permette il dialogo e permette anche l'esporsi, no, per gli altri. Sono i famosi allies, no? Sì, poi secondo me c'è anche tutto un concetto che nasciamo, cresciamo dovendoci porre un sacco di domande per capire chi siamo, cosa siamo e dove siamo collocati. Quindi questo un po' magari si può riflettere anche nelle nostre relazioni. Quindi si inizia a ragionare e da appunto perché avendo un immaginario molto forte che va a guardare soltanto la monogamia come tipologia di relazione, ci si inizia a interrogare su altre forme, quindi per noi, quasi penso per tutti, sia stato un processo proprio di consapevolezza fatto piano piano da esperienze che andavano piano piano a intaccare questo immaginario fino a quando arrivi e dici, caspo, ho bisogno di capire cosa sono, ok, sono poliamoroso. Quindi penso sia anche data da una facilità intrinseca che abbiamo dovendoci mettere sempre in gioco e in discussione nel farci le domande. Come comunità LGBTQI+. Assolutamente. Mi trovi super d'accordo, Samara. Infatti, avevo anche detto quello perché era Sì. una cosa, sì, è proprio una cosa che dal momento che inizi a questionarne una e inizi ad aprire gli occhi su un concetto, automaticamente poi si aprono tutta una serie di altri capitoli che vengono di conseguenza, diciamo. E poi uno sceglie, cioè il punto è sempre lo stesso, no? Cioè, ma mica ho una paziente in questo momento che mi dice: io mi sono sposata perché mi hanno detto che, cioè perché io dovevo sposarmi, perché era quello che voleva mia madre, era quello che voleva il mio compagno. Mi dice: dopo 16 anni di matrimonio, io so che quella scelta non l'ho fatta io. Cioè, lei non avrebbe voluto sposarsi, non avrebbe voluto fare figli, avrebbe fatto tutt'altro nella vita. È stata passivamente condizionata da una scelta che gli è arrivata da terze persone. Capite che? Cioè, questo è tragico perché vuol dire che ci sono tante persone che la monogamia non la scelgono, gli arriva addosso e la subiscono come un camion che li investe, loro non possono fare niente. E questa è la cosa che deve cambiare. Non è che tutti devono essere poliamorosi, è che tutti devono scegliere quale sti, cioè, non so come dire, fare una riflessione, rendersi conto se quello che vogliono per loro è
quello che veramente vogliono per loro o se vengono condizionati dal fatto che non possono scegliere altrimenti. Ok, c'è un'altra. Sì, però cioè, molte volte io capisco che giovane, molto giovane, questo condizionamento ti può arrivare addosso senza che tu te ne accorga, però poi arriva sempre un momento della tua vita in cui dovresti fare i conti con te stessa e allora cercare anche soluzioni differenti, cercare le persone giuste che possono capire la tua diversità, la tua particolarità. Però molte volte invece vedo tanto accanimento al contrario, cioè proprio perché quel condizionamento sociale non lo volevi, invece l'hai dovuto accettare perché così volevano i tuoi genitori, così voleva il tuo partner, eccetera, allora diventi contrario a quello che gli altri più giovani ancora sono liberi di poter fare e che tu non hai potuto fare. Cioè, una cosa che purtroppo vedo tanto nella società. Come lo possiamo chiamare, in effetti, la famosa omofobia interiorizzata, in questo caso una polifobia interiorizzata, non lo so come dire, in questo modo. Sì, effettivamente. E poi sì. Volevo chiedere se vi è capitato di essere discriminati come poliamorosi all'interno della stessa comunità LGBT. Non so, faccio un esempio, io sono bisessuale poliamorosa e lo dico sempre fin dalla prima volta che conosco una persona, perché per me è importante che lei lo sappia, è importante lei o lui che scelga e che soprattutto non faccia finta che non esista questa mia parte. E mi è capitato, non me lo sarei mai aspettato, infatti ci sarò più attenta semmai le prossime volte, che dopo mesi invece di relazione con una ragazza, lei mi dicesse che solo dopo un mese, ma un mese anche magari intenso da un punto di vista relazionale, lei mi dice che in realtà questa mia l'essere poliamoroso per lei è un problema, cioè che arrivasse un'altra persona lei si farebbe di più. Allora, ho cercato di non arrabbiarmi, perché ovviamente mi aveva policancellato, no? Per un momento, per un mese mi ha policancellato. Però le ho risposto, diciamo, traslando il problema. E le ho detto, guarda che in primis noi siamo responsabili di noi stessi, non degli altri. Quindi tu cosa mi stai dicendo? Invece di proteggere te stessa da un qualcosa che ti potrebbe far male nel momento in cui arrivasse un'altra persona, tu mi dici che io potrei essere un problema per te se sono così. Allora devi essere tu ad allontanarmi, non io a fare qualcosa. E ovviamente l'ho detto chiaramente che per me lei non l'aveva comunicato prima, soltanto perché se... avesse detto prima che per lei la mia poliamorosità era un problema, allora io potevo non accettare di stare nella relazione o di avere un contatto, come in effetti avrei fatto. E quindi, diciamo, di fatto ha tradito la fiducia di una persona in pieno. È stata disonesta, sì. Sì, come lo sarei stato io, secondo me, se non avessi detto da subito che ero poliamoroso. Purtroppo sì. E poi invece mi è capitato diverse volte di conoscere coppie, come dicevi tu, Dania, che magari sono interessati a avere una maschio femmina, che sono interessati ad avere una ragazza. E molte volte io approccio direttamente con la ragazza. E molte ragazze mi dicono che sono bisessuali. Quando io faccio la domanda come mai cercate una ragazza in una coppia, loro mi dicono che sono soddisfatte da solo con l'uomo e basta. Ora io in realtà rispondo sempre, certo, una ragazza si è anche incavolata perché ho detto guarda, non capisco come un bisessuale comunque possa dire di non essere attratto da un uomo, quindi non so come prendere la cosa perché non so se è una libera scelta oppure un condizionamento della parte maschile della coppia. Quindi volevo chiedervi magari se c'è tra di voi che ha avuto esperienze, come vi comportate in questi casi. Io ho deciso di non fare niente,
proprio perché se la ragazza ha interiorizzato che deve fare quello che il maschio dice, quindi anche se è bisessuale deve nascondere la propria attrazione per un altro uomo, allora in qualche modo io mi rendo complice di una sottomissione involontaria che le fa, e io non vorrei mai una cosa del genere. Sì, capisco il tuo discorso. Allora, facciamo così. Shamar, se ti va, ti va di rispondere alla prima domanda che ha fatto e poi io faccio l'altra. Ok, quindi quella sul... perché mi sono perso nel frattempo. Sì, sulla discriminazione, se eri stato mai discriminato. Allora, in realtà io come discriminazione, quella maggiore che ho vissuto sulla mia pelle è sempre stata quella di una cancellazione della mia relazione poliamorosa. E quindi quando ho fatto il mio coming out, quando io e i miei due ragazzi mi hanno fatto coming out, all'epoca era una triade, quindi erano tutte e tre persone, tutte e tre eravamo coinvolti sia affettivamente che sessualmente, la reazione media generale delle persone a cui lo dicevo dentro poi la comunità era sì, vabbè, però Peter viene prima, però quello che stai facendo adesso è solo perché avevate bisogno, voglia di un partner in più con cui dopo 5 anni di relazione a due monogama era finita, quindi la passione, sentivi il bisogno di salvare la relazione in quel modo, e quindi una forte cancellazione. Cancellazione che c'è stata uguale nella stessa misura nel momento in cui quella relazione lì è finita perché ci ha lasciato, e quindi probabilmente era finito quel percorso che potevamo fare insieme come triade, e quindi la reazione dei nostri amici invece che essere, diciamo, consolatoria o comunque di vicinanza nei nostri confronti era la frase tipica del vabbè, ma tanto c'hai lui, tanto c'hai comunque il tuo ragazzo a fianco, e quindi perché mai dovrebbe essere un problema se è andato via quello che tutti gli altri chiamano il terzo, che a me è un termine che mi fa venire la pelle d'oca, perché mette in una gerarchia anche di importanza quando in realtà non c'era quella gerarchia di importanza, nonostante c'era chiaro a tutti che i livelli di relazione fossero differenti. Io e il mio compagno che stiamo insieme da 6 anni confronto una relazione che è con l'altra persona che poteva avere 1 anno e mezzo di esperienza, è chiaro che sono livelli di intensità differenti di relazione, ma non mi sarei mai permesso di metterli in una graduatoria, quindi anche questo concetto. Quindi queste sono state, diciamo, le caratteristiche di discriminazione che ho sentito maggiormente fare sulla mia esperienza, ma perché secondo me, essendo maschio, è più difficile che si incappi in quella ricerca invece di oggettivare una donna per soddisfare la coppia in quel momento, tipicamente non la coppia ma l'uomo, perché poi c'è anche un po' questo tema a volte. Sì, ti direi così. A me è successa una discriminazione simile alla tua, ma in realtà ho iniziato a prevenirla, intendo simile a quella di cui hai parlato tu, Benedetta, ho iniziato a prevenirla nel momento in cui appunto sono stata chiara da subito e non so come dire, forse con il tempo ho acquisito la skills di riuscire a capire se a una persona gli sta bene veramente o meno di stare insieme a me, anche se sono poliamorosa, tant'è che non ho più intrapreso relazioni ufficiali, diciamo, poliamorose con persone che so essere monogame di base, perché se io lo dovessi fare significherebbe avere un conflitto di interessi prima o poi, quindi se ci frequentiamo e basta e vediamo come va, ok, ma io ho sempre le mie riserve, nel senso che se una persona so che non è poliamorosa, io non mi aspetto neanche che riesca in qualche modo a comprendere effettivamente che cos'è per me vivere una relazione poli. Per esempio, mi viene da dire, la cosa più poli possibile per il momento è il fatto che ho più policosi, e quando passo del tempo con uno di loro posso parlare degli altri, cosa che quando ero monogama, anche se avevo dei tromba amici, non potevo parlare gli uni degli altri. Cioè, io sono trasparente. Se ti sta bene, bene. Se non ti sta bene, me ne accorgo immediatamente se non gli sta bene, ne parliamo, e se parlando ne salta fuori che c'è un disagio, prenderemo dei provvedimenti. Però per me parlarne è la chiave di tutto, cioè non possiamo dare per scontato che le altre persone in un qualche modo si facciano andare bene determinate cose. Mi è successo all'interno di una relazione per me importante che io avessi chiesto degli accordi
e la persona che mi ha detto di sì a questi accordi in realtà non era davvero, cioè lei non voleva dirmi veramente sì, mi ha detto sì per compiacermi, ok? E questo poi ha portato a un tracollo della relazione in realtà, perché si è reso conto troppo tardi, era un ragazzo, che in realtà non era così d'accordo, ma non era stato onesto neanche con se stesso al riguardo, no? Ci è voluto del tempo perché se ne accorgesse, quindi io poi non è che me la sono sentita di metterlo sul patibolo per questo, perché il problema è che le persone, prima di mettersi nelle relazioni, a prescindere che siano monogame o poliamorose, dovrebbero conoscere se stesse e sapere qual è il limite che riescono ad accettare in una relazione, no? Quali tipi di accordi sarebbero disposti veramente ad accettare e quali no? Quanto hanno la tendenza a compiacere gli altri? Quanto invece sanno ascoltare i propri bisogni e assertivamente dire no, cioè per me più di così non si può? Cioè, perché se non sei onesto con te stesso, come diamine fai a esserlo anche con l'altro? Quindi secondo me il punto è un po' questo. Per risponderti alla faccenda invece degli unicorni, dei cacciatori di unicorni, io ho conosciuto parecchie coppie nella mia vita, devo dirti che una veramente autentica e aperta all'idea invece di dire guarda per il momento non ce la sentiamo di condividerci con altri ragazzi, ma c'è l'idea di, cosa che poi infatti è stata, era una coppia simpaticissima con cui mi sono trovata benissimo, ma è un'eccezione perché la maggior parte delle coppie che mi contattano, perché poi mi cercano, la cosa bella è che mi cercano pure, io dico ma raga ma veramente, però vabbè, cioè proprio deve essere venite da me a fare i cacciatori di unicorni, non avete capito con chi avete a che fare, ma fa niente. Allora io cerco di non essere aggressivo ovviamente, ma di farli ragionare sul fatto che io non posso, guarda mi è ancora successo ieri che mi è arrivato un messaggio di una coppia che cercava una terza persona, io con molta gentilezza gli ho risposto guarda non, quello che mi state chiedendo non fa per me, io non sono, non voglio fare l'unicorno, perché era palese che era una situazione one penis policy. E come hai detto tu, io non, cioè a me non me ne frega niente di fare la terza ruota, no? Cioè come ha detto Shamar, che quando parlano del terzo, a me di fare la terza non me ne frega niente, cioè è proprio una questione di parità, perché già da quello capisco anche con che tipo di coppia mi sto relazionando. Se una coppia non è aperta a entrambi i sessi, come gli annunci di lavoro, ok? Ho già a che fare con una coppia che di base con me non andrà d'accordo, perché io sono una persona femminista, sono per la parità, sono per la comunicazione, l'apertura e per anche la parità di privilegi all'interno di una relazione. Anche se io magari posso conoscere una coppia da meno tempo, posso non esserne innamorata, posso frequentare una volta tanto, nel momento in cui iniziamo a entrare in relazione, cioè dobbiamo avere tutti lo stesso numero di privilegi, altrimenti non quadriamo. Poi vabbè, questa cosa che si mandano avanti le donne è tipico, cioè è la classica cosa, di solito è la donna che contatta la donna, è proprio uno schema, guarda, è proprio, ti piace un libro su questa cosa, è uno schema proprio che si ripete preciso, e giustamente no, come hai detto tu, quando fai la domanda la risposta è quella, come? No, mi è capitato magari anche che mi contattasse il maschio, però ero io a cercare di parlare con la donna, proprio per cercare di capire direttamente da lei, senza intromissioni di parole altrui, se effettivamente era magari una ragazza, non so, etero di base, però con qualche curiosità in più, o bisessuale con questo pallino strano, bisessuale però cerchiamo solo una donna. Purtroppo. Ci sono tante varietà di situazioni. Io vi posso dire, in coscienza, per me le coppie con la one penis policy io non ci voglio avere a che fare, perché non a livello etico io non ce la faccio. Poi se ci sono delle persone invece che hanno avuto delle esperienze positive e si sono trovate bene, io non discuto quelle esperienze. Però io personalmente non riesco a trovarmici, perché parto da, non è che siccome sono poliamorosa e sono pansessuale allora sono disponibile per questo tipo di cose, mi va bene tutto, anzi sono molto più selettiva ora di quando ero monogama, quindi sono molto più sicura di quello che voglio. E questo però, il problema è che invece ci sono tante ragazze bisessuali che non sono, e mi è capitato di parlarci purtroppo, che non sono assolutamente pronte alle conseguenze di entrare a far parte di una coppia che ti tratta proprio come un oggetto sessuale.
perché lì il problema è che poi veramente la persona viene feticizzata e oggettualizzata. Quindi se per caso ci fosse qualche coppia in ascolto che ha avuto questa fantasia, non voglio demonizzare la fantasia, ma voglio dire state bene attenti, fatevi delle domande su per quale motivo state cercando questa terza persona. Soprattutto se la cercate come dei cacciatori, ecco. C'era Pippi che diceva: io sono stato contattato da una ragazza che mi ha chiesto di fare sesso con il suo compagno. Ecco, sì, però tutto dipende sempre da come avviene la cosa, no? Cioè fare domande, chiedere il perché e il per come, poi anche la modalità con cui si viene contattati fa capire, secondo me, anche molto del poi, e poi comunque il consenso è sempre in mano vostra, cioè nel senso che voi dovete sempre essere liberi di dire anche di no, niente vi vieta di incontrarle le persone e poi di dire no, grazie, non fate per me. Cioè questo dovrebbe essere la base in ogni tipo di interazione, cioè ci può stare anche la curiosità, ma come, cioè, ci possono stare anche degli accordi, però ripeto, magari per qualcuno il fatto che ci sia un desiderio solo di donne bisessuali non è un problema, per me è un problema. Sì, quello fa parte proprio del percorso personale. Vai Manu. Sì, ciao a tutti, intanto grazie perché è veramente molto molto interessante tutto quello che state dicendo e sono in linea di massima d'accordo con tutto, però volevo riprendere una questione che avevo già intrapreso, solo che purtroppo non l'abbiamo mai sviluppata con Shamar un po' di tempo fa, e che riguarda l'essere poliamorosi o il vivere relazioni poliamorose. Faccio una premessa: io ho 102 anni, quindi dall'alto della mia... mamma mia, Manu! Ho un'età per cui ho vissuto relazioni poliamorose, coppie aperte, relazioni polisessuali, cioè nel senso che nella mia vita sentimentale e sessuale sono stata molto fluida. Sono una donna bisessuale e al momento vivo una relazione monogama con un'altra donna bisessuale. E non è la prima volta che vivo relazioni monogame. Non mi sono quindi mai trovo confusivo dire io sono poliamoroso o io sono monogamo, perché in realtà la vita è fatta di moltissime fasi e ogni relazione è talmente tanto esclusiva, anche in relazioni poliamorose, voglio dire ogni fase della vita e ogni situazione è talmente tanto esclusiva che quello che magari ho vissuto con alcune persone non ho voglia di viverlo o non mi capita di viverlo con altre persone. Cioè la mia condizione attuale di monogamia non è un adattarsi alla monogamia altrui, perché in realtà entrambe di questa cioè del fatto di vivere una relazione monogama ne abbiamo parlato, della possibilità di aprirla a una relazione, cioè ne abbiamo discusso, è proprio che in questa coppia, cioè nella dimensione di coppia che stiamo vivendo ora, e in questa fase della nostra vita, perché la fluidità comporta anche il fatto che non è detto che poi si entri in una fase diversa, nessuna delle due ha voglia di vivere una relazione poliamorosa. Questo per dir cosa? Che un po' di tempo fa io con Shamar avevo letto un post di un ragazzo su Facebook che faceva coming out dicendo io sono poliamoroso, ma la stessa cosa l'ha detta anche Benedetta. Ecco, io non credo che si sia poliamorosi, cioè io penso che nella vita, ci può anche poi essere, ovviamente ognuno deve avere consapevolezza di sé e ci può essere anche il fatto che ci siano persone che forse escludono del tutto il fatto di essere poliamorosi o polisessuali o aprire la coppia. Io credo che le persone che vivono esclusivamente rapporti monogami per tutta la loro vita siano un po' condizionati, cioè subiscano moltissimi condizionamenti sociali, ma se ci proviamo a liberare dei condizionamenti sociali non si è poliamore, cioè non è una condizione esistenziale il poliamore, è una situazione relazionale che può avere moltissime fasi diverse nell'arco della propria esistenza. Io non so, ecco, su questo non so se Shamare anche Dania, cioè la escluderei proprio la dimensione esistenziale, ecco, perché secondo me, cioè già sull'orientamento sessuale io poi
di fatto come bisessuale, però sono stata sempre abbastanza fluida, nel senso che ho avuto fasi nella mia vita dove ho avuto più relazioni con uomini e fasi, ormai una fase molto lunga che ho avuto, nella quale ho relazioni sentimentali solo con donne, senza escludere quelle sessuali. Però cioè, mentre la mia sessualità la vivo come una dimensione più esistenziale, le relazioni che ho avuto nell'arco dei miei ormai quasi 50 anni, devo dire che invece non l'ho mai vissute come dimensioni esistenziali, ma come situazioni a cui verso le quali ogni volta c'è anche proprio una forma di riflessione, conoscenza di sé, adattamento della condizione, cioè ci sono tantissimi fattori. Però su questo non so se sono, cioè diciamo se è un mio sentire o se effettivamente potete essere d'accordo. Guarda Manuela, non so, la butto così, forse dipende da quello che la singola persona sente, cioè io non mi posso sentire diversamente dal poliamoroso, cioè non riuscirei mai a immaginarmi non poliamorosa per una fase della mia vita. Se poi questo succederà, non lo so, la vita è piena di avvenimenti, di sorprese, però da quando sono cominciato... Cioè tu la vivi come una condizione esistenziale? Sì, sì, sì. Forse c'è da dire sia a Manuela che a Benedetta che non è solo una questione esistenziale, forse è che per alcuni è una questione più che esistenziale identitaria. Cioè per qualcuno poter usare questa etichetta, diciamo così, per riconoscere la sua identità in un dato momento di vita, e sono d'accordo con te Manuela che dici la fluidità ci fa sì che non possiamo essere certi, ma nel tempo presente in questa etichetta, in questa identità mi riconosco e quindi mi riesco a definire in questo modo come mi definisco, magari pansessuale piuttosto che altro, no? Però secondo me, ecco, una cosa non esclude l'altra, cioè io penso che ci siano delle persone che possono sentirsi a livello identitario con un determinato stile relazionale, allo stesso tempo ce ne sono altri che invece possono non sentirlo ma praticare quello stile relazionale, cioè credo che questo sia, non so come dire, è anche parte della complessità umana, il fatto che entrambe le cose siano possibili, non so cosa ne pensate voi altri. Sì, guarda, a me mi trovi d'accordo e poi era un ragionamento che con Manu avevamo avuto modo di fare, anche se non di sviscerare fino alla fine, quindi in realtà era rimasto anche un po' nell'aria. Chiaro che quello che viviamo e sentiamo deve essere sempre connotato, ma questo un po' in tutte le sfaccettature della nostra vita, nel qui e ora. Quindi io oggi mi definisco gay, neanche gay, perché gay mi sta un po' stretta come etichetta perché mi sono allargato, quindi mi sto esplorando come pansessuale o queer, cosa che 5 anni fa non avrei mai detto. 5 anni fa però non mi sarei neanche mai immaginato poliamoroso, quindi per me oggi è diventata una questione identitaria, proprio perché siccome non se ne parla, siccome non viene riconosciuta, per me il dichiararmi poliamoroso è importante per riuscire a far capire io dove mi colloco. Però le due cose non si escludono, tanto che se nel nostro percorso di evoluzione della relazione con Peter, che è il compagno che ho da 12 anni praticamente, 11 anni, se invece che sfociare sulle prime esperienze poliamorose, dell'apertura, del rinegoziare e decostruire la gelosia, perché se parti da una situazione che eravamo coppia monogama, ti allarghi, inizi a invece vivere come poliamoroso, vuol dire anche fare un grande lavoro sulla gelosia, sulla paura di perdere l'altro o l'altra. Se lui mi avesse chiesto o mi avesse fatto capire che quella dimensione lì non era per niente nelle sue corde, probabilmente non l'avrei vissuta, perché nel mio lì e allora l'importanza che davo a quel tipo di rapporto era così alta e così grande che avrei tolto una parte di quello che sentivo, ho sempre sentito ma non avevo un nome da dargli, a favore di quelli che erano i miei sentimenti, eccetera. Quindi siamo persone che lavorano su sovrastrutture e livelli molto differenti. Le due cose però non le vedo in esclusiva, come diceva giustamente Daria? Dania. Dania, io ho i nomi, sono un macello, scusatemi. No, beh, dico solo l'ultima cosa, poi tra l'altro secondo me mi si scarica il telefono. Sono molto d'accordo sul fatto che la necessità, diciamo, di affermare che esiste il poliamore
possa farlo vivere come una dimensione identitaria, cioè nel senso quello che diceva Shamar, anche perché il poliamore è sempre esistito, ma per credo millenni, soprattutto negli ultimi, insomma, per questioni diciamo etiche, è sempre stato tenuto ben nascosto. Cioè io ricordo che quando ero bambina mio padre mi raccontava di una coppia di suoi colleghi, sposati, un uomo e una donna, che vivevano una relazione poliamorosa con un terzo uomo in appartamenti, praticamente avevano l'appartamento sopra e sotto, ma non lo dice, cioè, si vocifera, insomma qualcuno lo sapeva, però non sono mai stati riconosciuti, anzi, cioè c'era una fortissima condanna morale nei confronti di questa relazione a tre, che era a tutti gli effetti, adesso sarebbe riconosciuta come relazione poliamorosa. Io ripeto, capisco quindi la necessità di viverla come identitaria sotto questo punto di vista. Forse è ovvio, tutto è filtrato sempre dalla nostra esperienza personale, e faccio fatica proprio perché ho visto che con l'età, comunque con le varie fasi dell'età, le cose cambiano molto, faccio fatica a vederla in assoluto come una dimensione identitaria. Poi va da sé che giustamente ognuno è anche giusto che la viva così, però ecco, siccome poi le relazioni poliamorose sono anche molto faticose da gestire, cioè, ci sono anche fasi della vita nelle quali non è che ci si adatta a relazioni monogame perché siano meno faticose, perché lo sono comunque, però magari ci sono altre fasi della vita dove si dà più priorità ad altri aspetti della propria esistenza rispetto a quelle relazionale, sentimentale e sessuale, ecco. Però sì, insomma, queste sono riflessioni così a ruota libera. Non la metterei, cioè se io dovessi dare un consiglio, ma un consiglio no, non è un consiglio, però se io dovessi rispondere alla ragazza di prima, di cui non ricordo il nome, cioè no, non Dalia, la ragazza che era intervenuta forse non c'è più, Benedetta forse, cioè, sì. Io ecco, nel senso, io cioè siccome dicevamo, no, le relazioni sono fatte anche di contrattazione o comunque di raccontarsi e raccontare di sé all'altro, cioè interrompere secondo me a priori una relazione perché una persona ti dice ma io non sono poliamorosa, non so se sia sempre la strada giusta, perché può essere che in realtà abbia soltanto un pezzo di elaborazione, a questa persona magari manca un pezzo di elaborazione, e questa strada di elaborazione a volte si può anche fare insieme, cioè io credo poco negli assoluti, ecco perché credo poco nell'assoluto io sono poliamoroso, credo anche poco nell'assoluto io sono monogamo, per cui lasciatevi aperte più possibilità possibili anche sul piano relazionale, cioè non può essere una, non so come dire, un limite messo a priori. Però ripeto, io lo dico sempre sulla base delle mie esperienze, perché ho visto le persone cambiare, oltre a essere, cioè, basta, mi taccio. Guarda, prendo il consiglio, credo che tu abbia assolutamente ragione, però vedi, in quel caso era sempre una ragazza che doveva avere un'ulteriore apertura mentale, ho sentito pochissimo, però va bene. Pipi, cosa stai facendo? Non lo so se è stato lui. Sto preparando la cena. No, è Pippi che muove qualcosa, io ne sono certa. Ecco, allora lui. Vuoi attirare l'attenzione in questo modo? Dai, fai la tua domanda. Su. No, non ho domande da fare. Semplicemente una considerazione personale, cioè nel senso io non... credo che sia già tanto difficile riuscire ad amarne una persona, cioè imparare entrare in una relazione invece, perché un conto è se si tratta di fare sesso, no? Anche in maniera continuativa con
più persone, con una coppia che ha una relazione tra di loro, e allora lì ci arrivo. Però l'idea di poter stabilire una relazione di coppia o comunque una relazione amorosa, affettiva, con più persone, è una cosa che mi riesce, cioè che non riesco ad immaginare. Poi magari, come devo dire, magari può essere, come dice Emanuela, un percorso, no? Cioè una ulteriore fase, o comunque non è detto che tutti debbano riuscire ad immaginarla ritenerla possibile nella propria esperienza di vita, quindi può essere che io sia escluso purtroppo magari da questa situazione, però veramente mi riesce difficile. No, tu sei già una tragedia con uno, ti prego, cioè proprio... Ti dicevo, Pippi è già veramente una tragedia con una persona, quindi... Però devo dire che il sesso fatto con le coppie, con persone che tra di loro sono una coppia, è veramente bello. Sì, quello è un altro aspetto, nel senso è un aspetto che non necessariamente c'entra col poliamore. Una coppia non deve essere poliamorosa, o una persona non deve essere... diciamo, tendente ad avere relazione poli per avere sesso con coppie o viceversa, no? Ti faccio finire perché poi volevo dirti una cosa. Sì, dicevo, non intendevo questo, però dal punto di vista del coinvolgimento sensoriale, del coinvolgimento anche mentale all'interno di un'azione sessuale, è diverso farlo in tre con altri due che tra di loro non sono una coppia, è una cosa diversa che farlo in tre con due che sono una coppia. C'è una, almeno questa è stata la mia esperienza, tutte le volte che mi è successo ho percepito qualcosa di molto 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 piacevole e molto coinvolgente, perché probabilmente... loro cercavano, avevano un loro ragionamento nel cercare questa situazione, che tu dall'esterno magari riesci a percepire, che magari loro ti trasmettono. Sì, assolutamente, cioè, però questo è proprio è qualcosa che riguarda in generale magari il tema delle non monogamie. Però per l'appunto, cioè per tornare a quello che ti stavi dicendo all'inizio, no? Ti volevo dire quello che dico sempre a mia madre. Quando ho fatto coming out con mia madre ha fatto un po' fatica, perché è una persona molto aperta di mente, ma alla fine di un'ora di chiacchierata, lei considera che è una persona, è sposata con mio padre da 40 anni e passa, ed è molto innamorata di mio padre è molto innamorato di lei, no? E io ho avuto grandi esempi di monogamia duratura in casa, grande amore, e lei mi diceva, no, è pensare di stare insieme a qualcun altro oltre tuo padre, e io che gli ho detto, mamma, ma io ti ho chiesto di essere poliamorosa, o ti sono chiesto di accettare che io ti ho visto e poi provare quello che provo io, come una persona omosessuale non sarà attratta da una persona, so, come se una cosa non se ti mangi un pezzo d'aglio ti viene da vomitare, non riuscirai a mangiare l'aglio intero come fa certa gente. Cioè, nessuno ti chiede di essere poli o di provare a metterti nei miei pattare, che è possibile per alcune persone, che non deve essere così per forza per tutti. Cioè, il fatto che una persona esista non vuol dire che allora tutti devono essere uguali o devono riuscire a immedesimarsi. Come ha giustamente detto anche Emanuela, non è facile, e ci sono delle volte che magari uno attraversa solo delle fasi, no? Probabilmente mi viene da dire, Emanuela forse è una persona che ha esplorato tanto e ha con la sua fluidità, diciamo, ha fatto pace con la concezione che le cose vanno cambiando, no?
che non riuscirei a pensarmi monogama, cioè, però non posso escludere che nella vita mi porto vivevo. Il punto è però che pensare che siamo una fase, stiamo molto attenti, per molte persone è anche indice di un'influenza della mononormatività, ovvero del fatto che si pensa che prima o poi ti passa e torni alla monogamia, perché è l'unico stile valido o funzionante, che è un po' quello che si sentono dire le persone bisessuali, che ti dicono che prima o poi ti passa, prima o poi scegli, o vai di qua o vai di là, no? È una policancellazione come quella è una bicancellazione, è la stessa cosa, cioè assumere che per forza sia una fase per tutti è altrettanto sbagliato come assumere che per forza sia definitivo per tutti. Rispettare l'esperienza altrui è semplicemente dire io prendo atto del fatto che tu mi condividi questo e finché non fai male a te o agli altri, stop. Cioè, chi se ne frega di tutto il resto. Questo non, chi se ne frega non vuol dire non parliamone più e tagliamo tutti i discorsi, no? Significa facciamoci domande, siamo curiosi, ma non mi metto a questionare che quello che tu stai provando sia inconcepibile. Non so se mi riesco a spiegare. Io, per esempio, capisco benissimo quando tu mi dici per me amare già, trovare già una persona da amare mi sembra un'impresa. Io lo comprendo, perché non ti credere che siccome sono poliamorosa li trovo dietro l'angolo, cioè per me trovare una persona da amare è molto difficile, però allo stesso tempo con la mia compagna, che è una relazione bellissima, allo stesso tempo so che sono in potenza di innamorarmi, non me le vado a cercare col lanternino, ma che prima o poi potrebbe accadere, no? Cioè, sono semplicemente aperta all'idea che accada, non è che per forza deve accadere in continuazione. Sì, Dania, secondo me hai toccato un punto che è fondamentale, nel senso che esatto, io mi definisco poliamoroso, comunque in questo momento mi sento poliamoroso, ma scoprirmi poliamoroso insieme al mio compagno dopo 5-6 anni di relazione monogama è stato dirompente. Ma come è avvenuto? È avvenuto conoscendo una persona puramente per caso, di cui ci siamo innamorati o comunque presa quella cotta per cui sembravamo retrocesse a 16 anni, dove iniziavamo a pensare ma li scrivo, non li scrivo, li scriviamo insieme, cosa li scriviamo. Quindi un percorso che ci ha fatto riflettere su quanto forse il confine della monogamia poteva essere troppo stretto nel nostro qui e ora, confronto a quello che potevamo sentire o vivere e confronto a quello che volevamo poter sentire e vivere anche. Quindi quelle occasioni che appunto trovi una persona che è interessante, invece che limitarti e non poterle esplorare, nel momento in cui abbracci il poliamore, metti sempre le carte in tavola in maniera trasparente con tutte le persone coinvolte, puoi riuscire invece a vivere. Sì. E una domanda, non so se c'è una risposta, però io provo a farla. Si va spesso anche oltre le tre persone, cioè avete esperienza di questo tipo, di situazioni poliamorose intese in senso stabile, però ovviamente non situazioni occasionali, di come si chiamano? Molecole. Molecole, ok, sì, di molecole in cui ci siano 4-5 persone, per esempio, non dico 6 perché sarebbe un po', però ecco, avete esperienza diretta di questo? Allora, ti parlo per quello che mi riguarda, io sono stata in una molecola per un annetto, poi purtroppo ho raccontato prima un po' la storia, abbiamo avuto dei problemi di comunicazione per cui la relazione è un po' cambiata, però io ero in una V, quindi ero una partner. In tre però, sì. Avevo l'altra mia partner che è Enrica, che è quella con cui sto ancora adesso, quindi eravamo una forma un po' strana, era tipo una V con una linetta, se vogliamo dargli una forma, ok? Oddio, no, non era proprio una Y, perché non era il mio partner, partner da bere, ma ero io, però era una cucchiaina, non lo so. Però al di là della mia singola esperienza, che conta il cazzo, io ho, tipo, per esempio, colleziono sulla mia pagina di Ellopoli Cose tutte le immagini che trovo di persone poli, perché c'è pieno in realtà, soprattutto all'estero,
In particolare seguo delle famiglie che sono molto carine perché hanno, diciamo, magari hanno anche fatto figli e magari hanno, non so, tipo il primo figlio con un partner, il secondo figlio con l'altro partner, no? Ma volutamente, non che si sono magari conosciuti per forza dopo. E mantenere una molecola stabile con tutte le persone, stabile nel tempo, risulta comunque difficile, perché tu non ti devi immaginare che queste persone stanno per forza tutte assieme. Okay. Non stanno per forza tutte assieme, ma magari sono connesse tra di loro da vari partner. Quindi in realtà il fatto che una cosa debba rimanere stabile non è per forza detto, nel senso che magari se una relazione va a sfascellarsi, non si sfascella l'intera molecola, no? Però si aggiunge magari una nuova persona e allora già questo modifica la molecola. Quindi in realtà parlare di, dipende che cosa tu intendi in realtà per stabilità, ma non devi immaginare le molecole come qualcosa di cristallizzato, perché se è vero che le relazioni sono fluide, non è pensabile che nel tempo le cose rimangano sempre per forza uguali. E poi dobbiamo sempre definire un criterio temporale. Che cos'è stabile? 1, 2 anni, 10, 15, 20? Cioè, perché lo stesso discorso può valere anche per le coppie monogame. Eppure una persona che sta in una coppia monogama da 2 anni già viene ritenuta in relazione stabile. Quindi bisogna anche un attimo vedere se lo stesso criterio lo vogliamo applicare alle molecole, per esempio. Io ho un esempio, diciamo, più o meno in famiglia, di relazione poliamorosa. Praticamente un fratello di mia nonna si era sposato qui in Puglia e aveva quindi fatto una famiglia qui in Puglia, poi era emigrato in Germania per lavoro e aveva una famiglia anche in Germania, cioè aveva un'altra donna con altri figli in Germania, ma le due mogli erano comunque consapevoli di questa cosa e hanno vissuto per tantissimi anni questa situazione in pace. Cioè, c'era lo zio che faceva 4 mesi qui in Puglia e il resto dell'anno in Germania, aveva 4 mesi con una moglie e i restanti mesi con l'altra moglie. Le famiglie, le due famiglie comunque avevano rapporti, ottimi rapporti. Quindi la molecola che è durata, ma credo per 50 anni forse, qualcosa del genere. Grazie per la tua bellissima condivisione. Sì, decisamente, sai, poi soprattutto perché immagino che ai tempi forse era ancora più strano, no? Una roba del... Sì, sicuramente era una cosa strana, ma non tanto, cioè di casi di questo genere, almeno nel mio paese, insomma, da Vetrana, o comunque penso un po' nel sud Italia, di casi di questo genere, cioè, ci sono stati diversi casi di situazioni in cui diciamo, si sono spostati per lavoro, hanno lasciato la famiglia qua e poi se ne sono costruite un'altra lì. Magari non tutte sono finite bene come quella di mio zio, ma sicuramente di questi casi ce n'erano tanti, insomma. Devi considerare comunque il fattore culturale, perché io non lo vorrei trascurare, per quanto ovviamente la storia sia molto bella, che questa cosa ovviamente era concessa sicuramente solo agli uomini, perché se l'avesse fatta una donna l'avrebbero lapidata, e anche il fatto che una donna non poteva permettersi di aprire bocca e di dire la sua riguardo al fatto che il marito si faceva più o meno un'altra famiglia. Quindi alle volte, e non dico che sia il caso della tua di famiglia ovviamente, ma bisogna anche considerare che alle volte molte donne hanno pacificamente delle condizioni, perché tanto anche se avessero voluto contrastarle non avrebbero avuto voce in capitolo. Quindi, sì, la zia non ha avuto altri compagni, quindi... Esatto, tra l'altro, se fosse stato poliamoroso effettivamente come dinamica, ok, e anche se avrebbe potuto, già oggi potremmo farci figurati all'epoca. Bene. Va bene, io direi che siamo... Sì, se c'è qualche altra cosa io mi comincio ad andare in chiusura, che abbiamo passato 2 ore.
in compagnia. No, ma secondo me abbiamo fatto una bella elaborazione, abbiamo sviscerato il tema nella sua complessità e quindi no, mi sento molto soddisfatto e vi ringrazio per l'occasione di poter parlare di questa tematica, nel senso che secondo me è una cosa che via via anche all'interno essa si fa sempre più importante. E quindi mettersi in rete non solo tra i comitati, quindi anche tramite qualche lavoro nazionale come segreteria, ma anche in relazione e in connessione con le altre realtà che trattano il tema del poliamore, è di, secondo me dico che non dobbiamo trascurare. Quindi per me questo è un punto d'inizio su un percorso più lungo e che mi dà anche la prospettiva di poter fare qualcosa su una tematica che sento mia e che voglio in qualche maniera poter alla quale voglio poter dare visibilità. Quindi grazie molto per averla organizzata. Io invece grazie a voi. Aggiungere a nome del comitato Arcigli Salento, così come abbiamo ho fatto anche con gli altri, il ringraziamento intanto a tutti a tutti quelli che sono stati con noi questa sera. E poi volevo appunto ringraziare Dania, ma in particolare volevo ringraziare anche Shamar nella sua qualità di componente della segreteria nazionale di Arcigay per i comitati. Questa è una cosa che ho perché ci cagate. La cosa che ho già detto negli altri, anche negli altri incontri con gli altri componenti della segreteria, per i comitati piccoli avere un contatto di questo tipo con l'associazione nazionale è molto importante, perché già siamo in periferia, diciamo nella periferia geografica, no? Perché comunque la Puglia, Lecce, poi la siamo fuori, ma quale periferia? Sud della Puglia, quindi siamo proprio, no? Poi siamo anche un comitato piccolo, quindi il fatto di poter avere invece questo contatto diretto con la segreteria, con i componenti della segreteria, tra l'altro stasera eravate in due perché c'era anche Emanuela con noi, è una cosa molto bella. Significa da parte dell'associazione attenzione anche verso i comitati piccolini. Mi sentite? Sì. Dicevo, significa da parte dell'associazione grande attenzione nei confronti dei comitati piccoli e diciamo è uno stimolo per il lavoro difficile che facciamo sui territori come il Salento, insomma, che può sembrare un'isola felice, no? Perché abbiamo il turismo LGBT, perché, ma in realtà vi assicuro che non è così, cioè quello che facciamo sul territorio è un lavoro abbastanza complicato, è un territorio che sebbene sia accogliente di facciata, sebbene sia diciamo così aperto alle persone LGBT, poi in realtà nel suo tessuto e nelle sue maglie invece nasconde delle difficoltà e dei problemi che dobbiamo comunque affrontare. E il fatto di avere un contatto, un collegamento diretto con la segreteria nazionale è una cosa che ci fa molto piacere, perché significa che c'è una buona rete. Quindi grazie per questo, Shamar. Guarda, grazie a voi. Se non avessimo, diciamo, avuto la situazione di emergenza per cui siamo vincolati alle nostre case, io sarei venuto di persona anche giù a fare un evento del genere per parlare di poliamore. Me l'hanno chiesto anche da Foggia, quindi secondo me c'è un'attenzione in tutti i comitati del tema. Detto questo, al di là del tema che a me sento importante, ma non è la mia delega specifica in Arcigay, dove io mi occupo di scuola, per come vivo io il ruolo che deve avere una persona in segreteria è a servizio dell'associazione e quindi a contatto dell'associazione, il che vuol dire alzare il culo quando si può alzare il culo e muoversi, girare i comitati e organizzare eventi con i comitati, perché l'Arcigay nazionale non avrebbe senso di esistere se non tramite il suo braccio operativo sul territorio. Quindi secondo me chi vive un ruolo di segreteria come sono arrivato a una carica di potere invece che di ascolto, secondo me sbaglia la modalità con cui vivere e agire il proprio ruolo, il proprio status. Quindi da parte mia la voglia è di invece fare questo processo partendo dal basso e vivendo, riuscendo ad attraversare, vivere e costruire gli spazi di tutti i nostri comitati. Anche quelli che sono un po' più geograficamente
complessi da raggiungere, perché se non è facile giocarseli in casa. Grazie. Esatto, grazie mille, Samar.